Ed eccoci qua, cari apostatacci, a riparlare dell'ostracismo giovista. Faccio questo video un po' così improvvisandolo e vedrete che anche la location non è il massimo, proprio perché è sera, è l'unico posto dove c'è un po' di luce semidecente, la cucina, quindi perdonatemi. Volevo un attimino farvi presente fino a che punto. Per chi non lo sapesse, perché so che chi segue il mio canale è molto informato, ma io spero sempre che questi video possano in qualche modo accedere a una platea più ampia. Mi hanno mandato delle parti di KS che io faccio un po' di mea culpa, non è che l'ho letto tutte, quindi del KS ogni tanto si viene a scoprire sempre qualcosa di nuovo. E io intanto vorrei leggervi delle parti. Gli anziani non dovrebbero essere coinvolti direttamente o indirettamente in un matrimonio tra un cristiano battezzato e una persona non battezzata, dissociata o disassociata, per dire l'apertura mentale che hanno queste persone. Ma andiamo avanti, perché ce ne sono un pochettino di cose. Con l'imbarazzo di trovarsi al ricevimento un disassociato, molti fratelli potrebbero decidere di andarsene. Sottolineo la parola imbarazzo. Benché un disassociato possa essere permesso di assistere al discorso in sala, non sarebbe appropriato che nel seguito nuziale ci fossero disassociati. Faccio presente, chi non conoscesse questa realtà, che i disassociati sono persone che non fanno più parte dei testimoni di Geova, che prima erano appunto associati ai testimoni di Geova, poi ora non ne fanno più parte. Se un parente disassociato viene nella sala per il matrimonio, non potrebbe far parte del gruppo nuziale né essere l'accompagnatore della sposa. Che dire se c'è una festa nuziale o un ricevimento? Si permetterà al parente disassociato di essere presente? Se egli vi partecipasse, molti cristiani, diciamo cristiani, diciamo testimoni di Geova, iniziamo a utilizzare meglio le parole, molti testimoni di Geova, parenti o no, potrebbero decidere di non andarvi per non mangiare in sua compagnia. Bello, eh? Cioè, se c'è una persona disassociata, bisogna avvertirlo perché no? Molti cristiani, parenti o no, potrebbero decidere di non andarci perché c'è un disassociato, cioè che è un disonore, una persona marchiata. Continuiamo a leggere. Gli anziani si informeranno sul seguito nuziale, come espresso nella Watchtower del 15 settembre 1984, alla pagina 15, al paragrafo 18. Non sarebbe appropriato che nel seguito nuziale ci fossero, poi vabbè, disassociati o persone il cui vergognoso modo di vivere è in netto contrasto con i principi della Bibbia. E anche qua ci sarebbe davvero una interessante parentesi. Cosa significa vergognoso modo di vivere? Loro cosa ne sanno che la persona disassociata non sia in linea con i principi biblici? Ovvero, mi spiego meglio, si può essere disassociati, continuare a credere nel Dio della Bibbia e continuare a mettere in pratica quello che loro leggono nella Bibbia, giusto? Invece qua danno per scontato che una persona che è fuoriuscita, per partito preso, così vedete la visione nero e bianca di queste persone, no? Per partito preso queste persone vedono il male, semplicemente basta che uno è fuoriuscito. Questo per non suscitare perplessità nei presenti. Poi scritto in grassetto: naturalmente un disassociato può assistere al discorso e alla cerimonia se si comporta correttamente. Voi pensate che questi hanno anche la pretesa che uno si possa accettare tutto questo in silenzio e zitto, cioè non deve esserci lamentela.
Perché se ci fosse un briciolo di lamentela, probabilmente questo sarebbe visto come un comportamento scorretto. Quindi devi essere cornuto e mazziato, come si dice nel proverbio. Cornuto e mazziato, quindi zitto e mosca, fatti andare bene tutto. Se no sei te che ti comporti male. Se te provi a dire scusate, ma mi state trattando veramente come un appestato, quello poi viene identificato come un comportamento scorretto. Fate voi. Un disassociato può assistere alla cerimonia tenuta in sala ma non far parte del seguito nuziale. Se sarà presente anche al ricevimento, lo sposo deve renderlo noto agli invitati che possono scegliere di non essere presenti. E anche qua viene ribadito che lo sposo deve far presente agli invitati che ci potrebbe, che c'è un disassociato tra gli invitati, e quindi loro si trovano nella condizione di dire io non ci vado perché c'è appunto una persona fuori uscita. Io non so se ci rendiamo conto della gravità di queste informazioni che leggiamo qua. Cioè sono totalmente assurde, assurde. Io veramente rimango tutte le volte senza parole e vorrei veramente fare un appello alla politica di prendere seriamente in considerazione il fatto del disegno legge che stiamo promuovendo. Disegno legge di cui parlerò insieme al nostro amico giurista in uno dei prossimi video, perché appunto necessita l'importanza fondamentale di fare in modo che l'ostracismo in Italia diventi l'induzione all'ostracismo deve diventare un reato, deve diventare un reato, ma non perché noi abbiamo, come dire, la pretesa che ci saluti qualcuno. Attenzione, bisogna sempre fare un attimino di chiarezza in questa cosa. Noi si sta cercando di salvaguardare la libertà individuale della persona all'interno delle formazioni sociali. Quando qualcuno fuoriesce dai testimoni di Geova, c'è un ricatto da parte dei vertici dell'organizzazione. Innanzitutto c'è una propaganda ripetitiva, un indottrinamento, un controllo mentale che fa in modo che preparano le persone già a non salutare più chi fuoriesce, a vederlo come un appestato. Quindi c'è sempre questa cosa qua. Si ripete continuamente che i fuoriusciti mentono in tutte le cose. Insomma, noi siamo, diciamo, la feccia del mondo, in parole povere. Però cosa succede? Qual è il ricatto di cui vi parlavo? Il ricatto semplicemente è quello di dire: se voi non vi attenete a smettere di frequentare un disassociato e dimostrate continuamente di parlarci, di mangiarci insieme, di salutarli, eccetera, eccetera, allora lì si può essere sottoposti allo stesso trattamento, cioè l'espulsione nel caso estremo, si può arrivare all'espulsione, quindi a perdere tutti i contatti all'interno della religione. Ecco, vi sembra normale? Vi sembra libertà questa qua? La libertà sarebbe nel momento in cui i vertici dei testimoni di Geova, nelle vesti appunto della Watchtower Society e del corpo direttivo, lascerebbero la libertà se dicessero così: i fuoriusciti non fanno più parte dei testimoni di Geova. Alcuni di loro potrebbero prendere una strada non cristiana, come me, che sono agnostico, ad esempio, ma di certo non sono diventato né un criminale, né uno spacciatore, né comunque una persona che fa del danno agli altri. Io cerco di comportarmi correttamente, al di là, di tutto. Cioè, ognuno vuol fare il bene perché se lo sente dentro. Non è che fa il bene perché si aspetta una ricompensa. Però
Cerco di dire le cose come stanno, se in qualche video mi scappa una inesattezza, io quel video lo rimuovo, quindi cerco di conservare una sorta di onestà intellettuale, cerco di comportarmi correttamente, cerco di non denigrare i testimoni di Geova, ma di fare luce sulla loro dottrina, ovviamente, perché io ai testimoni di Geova lo voglio ribadire, gli voglio bene. Quella norma lì è per loro. Non è per noi che siamo già fuori usciti. Io sono in contatto con tantissimi PIMO, physically in, mentally out, vuol dire fisicamente dentro, mentalmente fuori. Sono tantissime persone che vorrebbero fuori uscire, ma non possono, sono incastrati lì dentro, perché nel momento in cui fuori uscirebbero, sti qua poi verrebbero emarginati dai familiari e dagli amici d'infanzia che si sono fatti lì dentro. E io quindi sono in contatto con tantissime di queste persone e la cosa fondamentale è dare un mezzo a queste persone per fuoriuscire di lì e avere lo Stato dalla propria parte. E fare in modo che i vertici non inducano gli aderenti dei testimoni di Geova a emarginare i testimoni di Geova. Se in un futuro la Watchtower dovesse scrivere sulle loro pubblicazioni che salutare o non salutare un fuoriuscito è una questione di coscienza, ecco già, il motivo della mia critica verrebbe meno, perché almeno si lascia una libertà d'azione. Cioè, se tu vuoi salutare o meno quella persona, sono fatti tuoi. Io al massimo ti posso dire che secondo noi i fuoriusciti non si comportano bene. Facciamo finta che lo si possa anche dire, anche se in realtà è un'affermazione fondamentalista perché ogni persona è diversa, non è che si può generalizzare, no? C'è la brava persona tra i fuoriusciti, ma ci può essere anche la persona meno brava. Come c'è la brava persona nei testimoni di Geova, come ci può essere la cattiva persona dentro i testimoni di Geova. E non possiamo generalizzare in questa maniera. Allora è questo qua il motivo per il quale è giusto proporre un disegno di legge che possa rendere illegale l'induzione all'isolamento sociale affettivo. Perché si evitano tantissime sofferenze, tantissime, cioè inimmaginabili. Io di recente sto sentendo delle storie che mi fanno accapponare la pelle. L'ultima l'ho sentita ieri, poi magari ve ne parlerò in un video futuro, ma sono cose dell'altro mondo, sono cose dell'altro mondo. Io veramente invito chi non conoscesse questa realtà a riflettere se, perché io vi invito a pensare a questo, lasciando stare le persone che ci entrano dentro da adulte, su quello è un capitolo a parte, però voi pensate al ragazzo o la ragazza che nasce e cresce lì dentro, a tutta la famiglia o buona parte della famiglia, dentro il contesto geovista, a tutti gli amici d'infanzia, a tutta la cerchia di amicizia lì dentro. Ecco, voi immaginatevi, mettetevi nei suoi panni e ditemi come affrontereste un isolamento sociale e una discriminazione, cioè quindi fortissime pressioni psicologiche, fortissimi sensi di colpa, perché a voi vi dicono che siete voi le persone sbagliate. Non è la dottrina che è sbagliata, siete voi che siete sbagliati. E questo è il punto. Pressioni psicologiche da una parte, sensi di colpa, indegnità, tutte queste cose qua che poi sfociano nell'ansia, nella depressione, disagi psicosomatici comunque. E poi si viene isolati da tutti. Il comando è che tutti devono isolare il disassociato. Fate eccezione per quei familiari
il quale disassociato vive all'interno delle pareti domestiche, ma è chiaro, cioè fino a questo punto non penso si possa arrivare, perché in casa si ci vede, si vive insieme e non parlare creerebbe dei precedenti di violenza domestica, diciamocelo, di litigi continui, perché non è possibile che vivi in casa con una persona che non ti saluta. Allora i testimoni di Geova ti dicono: fin tanto che vivi nelle pareti domestiche, allora tu familiare cosa puoi fare con un disassociato? Gli parli, magari il minimo giusto sindacale, e poi non fai le attività che loro chiamano spirituali, non fai le attività della religione. Ma noi vediamo che c'è un video nel 2016 dell'Assemblea dei Testimoni di Geova, che ci sono due genitori, testimoni di Geova, che buttano fuori la figlia di casa. Oggi sono dislessico, buttano fuori la figlia al suo destino. Vai, vattene fuori, la tua influenza si ripercuoteva negativamente nel tuo fratello minore, vai. E allora la buttano fuori di casa. Questa ragazza si fa una vita fuori, mette al mondo un figlio e i genitori dei testimoni di Geova non chiameranno mai questa ragazza, neanche per sapere il figlio come sta. Nel film non si vede, nel cortometraggio dei testimoni di Geova, non si vede. I genitori riprenderanno i contatti con questa ragazza e i figli, ora non so se ne aveva fatti due nel cortometraggio, solamente nel momento in cui la ragazza rientra nei testimoni di Geova. Ma prima di rientrare, lei inizia a riassistere a delle adunanze e viene messa in una saletta a parte dietro un vetro, di modo che non può parlare con nessuno. Di modo che non crei scompiglio tra la congregazione, perché nessuno la potrebbe salutare. Allora viene ghettizzata in una saletta ad ascoltare l'adunanza. Poi lei farà i passi, perché ovviamente il film è un film di propaganda geovista, quindi ti devono dire che la ragazza ha sbagliato, ritorna sui suoi passi, si riassocia nei testimoni di Geova e la fratellanza la riaccoglie finalmente, felice e contenta. Quindi, ritornando al discorso dell'ostracismo, il comando del corpo direttivo della Watchtower Society è quello di emarginare, è quello di non salutare, non frequentare un disassociato. Cioè, chiunque sia uscito di lì, chiunque sia uscito di lì. Ecco, allora io, chi non conosce questa realtà, lo invito appunto a pensare a immedesimarsi, a fare un atto di empatia, anche se l'empatia uno o ce l'ha o non ce l'ha, però chi ce l'ha, io invito a immedesimarsi in questa situazione qua. E se secondo voi può essere giustificabile nel 2023 all'interno delle democrazie? Perché io voglio anche ribadire una cosa: la libertà religiosa si ferma nel momento in cui c'è un diritto umano inviolabile. Quindi nessuno sta declassando la libertà religiosa. Non è questo l'obiettivo del mio attivismo. La libertà religiosa è sacrosanta, ognuno deve poter credere in quello che vuole. Ma come ci insegnano i giuristi, chi è esperto di diritto, ci sono vari diritti confliggenti. Quindi, noi stiamo vivendo in un'epoca in cui il diritto alla religione è ipertrofico, diciamo così, rispetto al diritto al dissenso, alla libertà individuale, alla libertà di scelta, al fatto di cambiare idea. Se la libertà religiosa è tanto così, il diritto alla libertà, facendo una proporzione, no? Viene compressa la libertà di scelta appunto a motivo della libertà religiosa. Allora, il DDL che si vuole proporre è una compensazione di questi due fattori.
Tu sei libero di credere in quello che vuoi, ma attenzione, la tua libertà finisce dove inizia la libertà di un altro. È questo che dice il disegno legge. E quindi questa norma giuridica non è altro che una manifestazione di libertà, ma non solo dei testimoni di Geova, ma di chiunque sia all'interno di una formazione sociale. Chiunque sia all'interno di una formazione sociale, e questa cosa, oltre a tutelare la libertà, tutela i minori, tutela i portatori di handicap, tutela una serie di persone che altrimenti non potrebbero difendersi. Cosa c'è di così aberrante in questa cosa? Cosa c'è di così comprensibile, incomprensibile, come dicono alcuni sociologi di cui conosciamo il nome? Io lo chiedo a voi. Detto questo, cari amici apostatacci, io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao a tutti.